Quando parliamo di Europa, di integrazione europea, ci riferiamo il più delle volte all'Unione Europea, cioè alla grande istituzione che ha sede principalmente a Bruxelles, oltre che avere evidentemente altre istituzioni in altre città europee, la quale promuove progetti, emette mana regolamenti, direttive, insomma le leggi europee e poi interviene anche con robuste dotazioni finanziarie per portare avanti progetti di varia natura, che vanno dalle strutture, diciamo, produttive alle infrastrutture, eccetera. Mentre forse non riserviamo adeguata attenzione ad altre grandi, importanti organizzazioni europee, le quali, pur non avendo la possibilità di concedere aiuti finanziari per realizzare iniziative, hanno una grande importanza per promuovere il processo di unità europea, per promuovere la diffusione dei diritti umani in tutta l'Europa, per favorire la democratizzazione in tutta l'Europa e per far crescere complessivamente l'Europa nella sua unità sulla base delle diversità. Pensiamo ad esempio al Consiglio d'Europa, il quale ha sede a Strasburgo, è stato istituito nel 1949 a Londra come esigenza voluta appunto per promuovere, sostenere e garantire i diritti umani in Europa, favorire la nascita e l'affermazione di strutture democratiche, favorire il rapporto fra tutte le nazioni e fra tutti i popoli d'Europa per garantire la pace. Il Consiglio d'Europa si compone principalmente nei suoi organismi formati dal Comitato dei Ministri, dove vi sono rappresentati gli esponenti dei vari governi che aderiscono al Consiglio d'Europa, poi c'è l'Assemblea parlamentare, la quale si compone di rappresentanti inviati dai singoli parlamenti nazionali. Il Consiglio d'Europa, prepara e promuove importanti documenti che poi per essere, diciamo, implementati, attuati nei vari paesi, hanno bisogno di essere ratificati. Pensiamo ad esempio alla Convenzione quadro per la cooperazione transfrontaliera del 1980, pensiamo ai documenti successivi, alla Carta sociale, alle carte che riguardano le minoranze etniche, che riguardano la diffusione delle lingue, eccetera. Quest'anno, ad esempio, il Consiglio d'Europa svolge un ruolo importante, unitamente all'Unione Europea, per la promozione delle lingue in Europa, anche se non può dare i contributi. Dobbiamo cioè riservare attenzione anche a quegli organismi i quali, pur non fornendo, non potendo dare sussidi finanziari, svolgono dal punto di vista sociale, culturale e normativo un ruolo molto importante per far crescere l'Europa in unità nel rispetto delle sue diversità.